Buongiorno, giovedì 16 marzo e io ho già dato con una mezz'oretta circa di stiro. Ora faccio colazione, poi mi lavo i capelli, mi preparo, mi sistemo, devo andare a fare un giretto ad Arese, ora fare un giro con Ricky. E quindi adesso vado a sistemare, vado su piano piano a fare la pasta felpato perché non vedo chi si sveglia, almeno così riesco a fare ancora un po' di cosette. A dopo. Ecco qua, questo qua è il mio pranzo, due toast con mortadella e scamorza. Oggi sgarriamo un pochettino, vabbè, però a pranzo si può fare. E adesso ci aggiungo anche un po' di senape perché mi piace tantissimo. Oggi ho fatto una scarsa colazione, proprio solo col caffè e un biscotto, quindi ho fame. Quindi pranzo, ci vediamo più tardi. Ciao. Stiamo per uscire, stiamo per andare ad Arese. Oggi porto un po' di che ad Arese. Poi ci sono anche fuori giochi, almeno qui si diverte un po', intanto faccio un giretto che è veramente tantissimo. Volevo anche passare da Tiger e poi devo prendere anche una cosa importantissima che mi serve, che è la carta vetrata. Sì, la carta vetrata mi serve, poi mi serve anche la tempera bianca, che devo fare un lavoretto, poi vi farò vedere cosa. E niente, quindi noi ci avviamo, scusate la confusione, ma si sta risvegliando la primavera, insieme alla primavera anche la vivacità di Riccardo che sta straboccando e mi sta facendo impazzire in questi giorni e vabbè, lasciamo perdere. Sono le 2:15, quindi penso che per le 2 sono là. Almeno abbiamo a disposizione, beh, penso che fino alle 4, 4:10 sto tranquillamente anche fino alle 4. Anche perché Cristian non ha voglia poi di andare da nessuna parte, quindi conviene sfruttare un po' il tempo che ho a disposizione prima che vada a prendere Cristian, per far un po' svagare Ricky, perché siamo adesso dopo la scuola è ancora stanco, dopo non finire la scuola, avremo più tempo di poter andare magari anche un po' fuori. E quindi adesso facciamo questo girettino. Tra l'altro devo fermarmi anche da Lidl, ma domani devo andare a sbrigare delle cose e non posso. A meno che finisco prima e vado dopo che ho terminato, perché domani mattina devo lasciare Riccardo alla mia suocera. Dopo andiamo, dopo. Adesso andiamo un attimo là, devo vedere una cosa. Sì, dopo ci andiamo, ok. Oh, sì, va. Sì. Dopo andiamo, dopo. Di ritorno, sto andando verso scuola, non ho trovato quello che mi serviva, c'erano un sacco di cose carine da Tiger, però poi Riccardo ha cominciato a piangere, sono dovuta scappare e quindi in realtà è stata proprio una cosa abbastanza veloce. Oh, siamo arrivati a scuola, c'è Ricky che se la sta super dormendo. Io stavo dando un'occhiata alla collezione 2017 della Maison du Monde, adesso io sono smarto. E mi sono attiva rilassando, non c'ho un sonno, sono senza forze oggi, zero. Ho bisogno di qualcosa che mi tira su. Mamma mia, aiuto.
Ciao ragazze, sono già in giro, sono le 9:30 e sono già fuori da un'oretta. Ho lasciato Riccardo, la mia suocera. Oggi è venerdì 17 marzo e sono in giro a sbrigare una serie di cose. E quindi niente, staremo insieme, ci facciamo compagnia. E adesso vado in ufficio a sbrigare una cosa e poi devo lavare la macchina, devo andare a fare la spesa alla Lido, insomma devo fare tantissime cose, quindi staremo ancora insieme. Camminando per le vie del centro di Sonno. Stamattina mi sono sulla giacca di maschino. In realtà, elpa, la volevo evitare stamattina perché fa freschetto. Devo tagliarmi la frangia perché mi sono fatta la frangia, ma era tagliare. Ok, una cosa l'abbiamo sbrigata, adesso andiamo a sbrigare l'altra. Pensavo di impiegarci più tempo, invece devo dire che è andata bene perché hanno contato tanta gente, cosa stranissima, ma a volte capita che non ci sono le cose, cosa strana, però è andata così. Quindi, bene, andiamo avanti. Prossima commissione. Ho sbrigato mezza cosa, nel senso una cosa, l'altra no, perché ho sbagliato l'orario dell'ufficio. Quindi adesso direi che vado a lavare la macchina, poi vado a fare la spesa e poi vado alla ricerca delle cerniere per il grembiule di Crisia, perché in una settimana abbiamo rotto le cerniere, quindi un vero e proprio disastro. Quindi andiamo a fare questa missione lavaggio macchina sporca. Oh, adesso sì che bella pulita, era ora, una bella lavata, ci voleva proprio. Quando vado a casa do una sforbiciata alla frangia perché stamattina me la sono fonata, ma in realtà è proprio lunghissimissima, quindi dopo magari do una passatina. Spesa finita, mi sono dimenticata anche i sacchetti in macchina, sono stordita e quindi ho preso 10 sacchetti e me li sono anche strapagati. Vabbè, pazienza, giusto per l'umido. Ok, spesa fatta, con calma, adesso vado a casa, ve la svuoto e vi faccio vedere cosa ho preso, quindi andiamo, via. Vedete a cosa serve il passeggino quando non ci sono i bambini? L'ho sovraccaricato di roba e adesso mi dirigo verso il portone. Non è che l'ascensore, perché sennò sparavo. Patatine con gli orsetti. Non parliamo delle schifezze. I cioccolatini che piacciono tanto a Cristiana Ricchi, che sono questi qua, che sono molto simili ai Kinder. Poi ho preso questi biscotti e sono gli Atene di Doria. È a fuoco, aiuto. Sì, siamo a fuoco. Maionese. Le salviettine alla mela per il multiuso che utilizzo per la macchina. Adesso ve l'ho lavata, poi ne parliamo. Il bicarbonato di sodio. Poi altre patatine, le Blanca. Poi i biscotti, questi qua, i fior di riso e latte,
altri biscotti integrali per Ricky, che piacciono tanto a Ricky. Poi banane, birra che ne prese un po'. Poi ho preso questo bel tocchettone di latte perché c'era un'ottima offerta, quindi ne ho presi 6, una conservazione perché almeno così ce l'abbiamo, perché non può mancare il latte, altrimenti è un disastro. Poi i biscotti e cereali, pomodoro bio, la mortadella, poi ho preso i ceci bio, stasera magari se ho voglia li faccio, le patate da friggere che sono le stick house, saranno buonissime immagino, le mettiamo quasi subito in congelatore, poi il brie, le erbette campagnole, la congelate, quindi anche nel congelatore, anche i fagiolini verdi, budino al cioccolato. Un attimo che metto questi in congelatore, se no facciamo un disastro, si congela tutto. Qua arrivo subito, arrivo subitissimo. Poi andiamo avanti. Bicchieri di plastica. Ah, poi ho preso questi qua Cristiana Ricchi che adesso vado a imboscare, della Kinder per Pasqua, quindi le vado, prenderò anche l'uovo, però gli ho preso anche questi e li devo nascondere perché sennò un disastro, quindi mi nascondo subito un attimo. Poi queste brioche fa di cacao, ok, un po' di pasta, c'è l'altra per due, poi tra l'altro questa pasta qua la trovo anche buona, questi. Poi andiamo avanti, un po' di cosine, un po' di cose. Mi sento che non c'è Ricky, dite la verità, I pomodorini che adesso me li mangio con un po' di tonno, voglio fare una cosa. Uova, dovevo essere riuscito a fare magari una torta a fine settimana. Poi la salsiccia di tacchino e suino, panna, le cicche alla strawberry, poi maionese, ancora polpa pomodoro bio che mi piace tantissimo quando faccio la pasta al sughetto, buona. Patatine per fine settimana, magari ci congeliamo qualche pezza, le grigliate, la cucina, birrazza, birra, ecco questo è Walter, questo è Walter, arrivo. Ok, era Walter. Allora, poi ancora qualche cosa. Il popcorn, sono buonissimi, un po' di Lidl. Ancora la pasta, poi ho preso il tonno, l'olio d'oliva che adesso mi sa che me lo mangio con un po' di pomodorini. Non so, mi piace anche una piadina col tonno, boh, non lo so. Ancora bicarbonato, le piadine, eccole qua. Sì, faccio la piadina con i pomodorini e il tonno. Ma sì, si può fare. Poi ancora roccia. Poi il parmigiano, i cotton fiocchi, che tra l'altro ho questa scatoletta che è troppo carina. Poi magari c'è un modo per magari coprire. Comunque ci metti dentro sempre qualche cavolata. Le salviettine struccanti di Sien. Pasta perché era un 3x2 e ho preso. Poi oggi ho preso qualcosina un po' più, perché comunque non c'era Riccardo, ho detto ma prendiamo qualcosina anche dove, se no qua sempre avanti di troppa spesa. Allora poi ecco qua, ecco cosa c'era che devo mettere in congelatore, la pizza, che è questa qua, la pizza margherita della Italiamo, che è buonissima, vado a metterla nel congelatore un attimo. Quasi finito, ancora qualche birra. Poi ho preso la marmellata alla fragola che è molto buona e costa pochissimo, cioè Cristian che se la mangia a cucchiaiate. Poi ho preso la Pepsi, 2 bottiglie di Pepsi,
ci sto sul tavolo, aiuto. Però adesso io ma mangio perché non ce la faccio più, non ce la posso fare. Ah, poi ho preso anche questi qua, questi shampoo della Vidal, che costavano pochissimo, 89 centesimi, e mi ispirano, quindi voglio provarli. Poi cos'è che ho preso ancora? Pasta. La carta igienica, se vi interessa. Eccola qua. La carta igienica, ve la faccio vedere comunque qua dentro. Basta ragazzi, io con la mia spesa ho terminato. Adesso io mi metto in un angolino qua perché ho troppa fame, non ce la posso fare. Quindi prima mangio, metto via solo le cose dal frigorifero e poi dopo mi metto a sistemare la mia spesa con calma, senza ricordo che mi stressa. E niente, così almeno faccio le cose con calma, una volta ogni tanto si può fare. E quindi niente, ci si vede dopo. Ciao! Eccomi qua, ho la fame, sto impazzendo, tra poco svengo. Mi sono fatta una piadina al volo, pomodoro, mozzarella e tonno. E adesso mangio perché sennò non ho energia per sistemare tutto. Quindi con calma mi mangio questa piadina, ho famissima. Ciao, a dopo.